che chiudono la propria prova. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Premiazione metri 200 allievi, premia ancora una volta il presidente del Comitato Regionale Veneto, professor Paolo Valente. All'ottavo posto, con il tempo di 24.05 per le Fiamme Oro Padova, Tommaso Rosso. Al settimo posto, con il tempo di 23.72 per Trieste Atletica, Marco Tattoni. Al sesto posto, con il tempo di 23.71 per il Valsugana Trentino, Matteo Zortea. Al quinto posto, con il tempo di 23.60 per l'Atletica Malignani Libertas Udine, Simone Mecca. Al quarto posto, con il tempo di 23.53 per l'Atletica Biotecna Marcon, Francesco Fortunato. Al terzo posto, con il tempo di 23.31 per il Coin Venezia, Leonardo Berrati. Al secondo posto, con il tempo di 22.58 per l'Atletica Insieme New Foods, Matteo Merzi. E vince la gara con il tempo di 22.29 per l'Atletica Trento, Lorenzo Ianes. E io chiedo cortesemente a Giulia De Bertol, Lisa Bragantini, Ilaria Comperini, Anna Toniutto, Anna Cervaro, Teresa Gatto, Giada Davalà, che ha appena terminato la propria prova sui 3.000, e Ruth Mbodo, di portarsi alla call room per l'ingresso in campo per la premiazione dei metri del giavellotto donne. E sono partiti gli atleti partecipanti alla serie unica dei metri 3.000 allievi. Abbiamo in pista Luca Pistorello, Biotecna Marcon, Davide Canetti e Trieste Atletica, Marco Franchin, Atletica Bis Avano, One Tonet, il quale conduce fin da subito la gara. One Tonet, Team Treviso, Lorenzo Modena, Fondazione Bentegodi, Marco Fontana Granotto, Atletica Insieme New Foods, Lorenzo Corso, Anna Atletica Feltre, Pietro Bottacin, Coin Venezia, Riccardo Martellato, Fiamme Oro Padova, Davide Condolo, Atletica Malignani Libertas Udine, Davide Angeli, Atletica Trento e Tommaso Mattivi, Valsugana Trentino. Sempre Onet Onet che fa l'andatura e si è portato dietro un terzetto di atleti. Asticella il salto in alto intanto alla quota di 1,82 m. Intanto Camilla Vigato in pedana al salto in lungo, terzo salto per la leader delle graduatorie italiane allieve, salto valido. ...5,44 il suo terzo salto e passaggio ulteriore sul rettilineo per Onet Onet con Martellato, Pistorello e Condolo. Passaggio 2,57,78 ai 1000 per Onet Onet. Iniziativa di Davide Condolo che cerca di ridurre il gap con Onet Onet. Che
passato dietro Riccardo Martellato. Quattro giri al termine per Tonet, per Condolo, Martellato e Pistorello. Tre giri al termine per questi due atleti. Non molla di un centimetro invece Riccardo Martellato. Intanto alla pedale salto in alto, secondo tentativo alla quota di 1,82 per Lorenzo Vertigato Zennaro. Prosegue intanto la gara del salto, il getto del peso. Tonet, Condolo e Martellato. Terzetto di testa, aumenta leggermente l'andatura Onet, cerca di scrollarsi di dosso la presenza dei due atleti che fino a questo momento hanno faticato per ridurre il gap, ulteriori 3-4 metri per Onet. Metri al termine per Onet, per Davide Condolo e per Riccardo Martellato. Campana dell'ultimo giro e aumento ancora di ritmo per Onet, ma non mollano né Davide Condolo né Riccardo Martellato. Passa anche Marco Fontana Granotto. Ultimi 300 metri per Onet. E c'è un'iniziativa da parte di Riccardo Martellato che lascia alle spalle il compagno di inseguimento Davide Condolo. Ultimi 150 metri per gli atleti. Non è ancora detta l'ultima parola perché Riccardo Martellato sta rinvenendo molto forte ed eccoli sul rettilineo d'arrivo Onet, che va a chiudere questa gara dei metri 3000 davanti a Riccardo Martellato, chiudendo con il tempo di 9:03 e 48 9:03 e 48. Al secondo posto Riccardo Martellato e al terzo Davide Condolo. Bravo Condolo!